Allora, Biagio, tu stai dicendo che i cani preferiscono i gesti, ma quindi la comunicazione verbale è secondaria, è un di più? Ma come nell'esperimento precedente che avevano fatto con quei cani che invece erano sbilanciati sulle parole, avevano dimostrato che effettivamente loro addirittura preferivano le parole. Quindi per i cani le parole sono comunque importanti. Peraltro c'è uno studio che ha dimostrato attraverso la risonanza magnetica funzionale, quindi hanno addestrato dei cani a stare fermi nel tubo della risonanza magnetica funzionale e poi gli hanno fornito degli stimoli verbali. E hanno scoperto che nel cane ci sono già predisposte nel cervello le aree per la ricezione delle parole umane. Quindi le parole sono comunque importanti. È vero che i gesti per il cane sono più immediati, probabilmente più facili, però ecco, quando noi diamo un comando al cane e usiamo contemporaneamente il gesto e la parola, quello che abbiamo notato nei nostri studi è che la risposta è molto più veloce. Quindi il cane è facilitato in qualche maniera nell'acquisizione del messaggio. E la cosa interessante è che la risposta era comunque più veloce anche quando le parole erano in contrasto con i gesti. Quindi adesso noi non sappiamo perché, perché nell'uomo quando c'è un contrasto noi rallentiamo la nostra risposta, andiamo in difficoltà. Il cane anche avendo un contrasto, cioè indicandogli un oggetto e dicendo il nome dell'altro oggetto, loro andavano nell'oggetto indicato in maniera più veloce di quando noi lo facevamo solo col gesto con le parole. Quindi la parola accelera le risposte del cane.